Manca poco al via di questo match, ci sono tutti i presupposti per divertirci. Un saluto da Piero Gepardo e ovviamente Daniele Adani, Serie A team che si prende la ribalta con questo incontro. Scendono in campo Empoli e Fiorentina. L'entusiasmo e le stelle, le due squadre hanno capacità, gioco, grinta, cuore a sufficienza per poter regalare uno spettacolo da ricordare ai tifosi sugli spalti e al pubblico a casa. Questa partita promette scintille. L'11 di partenza dell'Empoli per questa sfida. 4-3-3, il loro modulo di partenza con una punta d'area di rigore, due attaccanti larghi che dovranno provare di uno contro uno, occhio alla loro velocità. E questo è un assetto che potrebbe creare più di qualche grattacapo alla difesa avversaria, Pier. Dovranno sempre tenere d'occhio i tre davanti e raddoppiare l'occorrenza alla marcatura. Diamo un'occhiata alla formazione con cui scende in campo la Fiorentina. Una squadra abituata a pressare a tutto campo, fanno dell'aggressività il loro reale punto di forza. Tattica chiaramente dispendiosa dal punto di vista fisico, ma che se ben applicata può anche impedire agli avversari di ragionare e costringerli anche all'errore. Vedremo se lo adotteranno anche oggi con la stessa frequenza impiegata nelle ultime uscite. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Anderson, occhio al tiro. De Gea, palla ancora in gioco. Determinante il difensore qui. Poteva essere il primo gol del match. Il portiere salvato porta il risultato con un intervento da campione. Fa filtrare un pallone interessante. Domestica il pallone anche se c'è pressing. 1-0, ecco il gol della squadra ospite che parte subito benissimo. Questo replay del gol, aveva spazio per calciare in porta e non se l'è fatto ripetere due volte. Ha lasciato partire una botta imparabile per il portiere. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Anderson. Si affacciano nella tre quarti. Buona rete di passaggi dei giocatori dell'Empoli. Palla che finisce in angolo. Qui intanto rivediamo il gol del vantaggio, davvero importante questa rete. Palla in area di rigore. Azione che sfuma. Bravo il difensore che ferma tutto. Possono sorprendere la difesa, c'è spazio.
Perdono palla, niente ripartenza. Recupera palla e può impostare. La Fiorentina ha tenuto meno la palla rispetto agli avversari. I numeri non mentono. Risultato che premia comunque i loro sforzi. Hanno saputo sfruttare meglio le occasioni avute. Le partite si vincono anche così. Non sempre dominare è garanzia di successo. Il match di oggi ne la prova. Contrasto efficace. Palla che esce, sarà rimessa. Riconquista la palla grazie a questo intervento. Cercano il pari senza troppa fretta, di libero. Può riportarla in parità. De Gea, ma non è finita. Risultato che non cambia. Si aprono spazi invitanti. Si andrà avanti ancora per un minuto. Sono a caccia del doppio vantaggio. Proveranno a sfruttare questo corner. Occhio al pallone in mezzo. Palla in rete, trova il gol del più 2, vantaggio che comincia a farsi importante. Hanno sfruttato questo calcio d'angolo alla perfezione, trovando il gol, come dimostrano le immagini. Il portiere non ha davvero potuto nulla su questa girata di testa. Ha segnato la Fiorentina. Finisce qui il primo tempo, squadre che rientrano velocemente negli spogliatoi. Il match di oggi per lui in salita non sta rendendo come il suo solito e la squadra ne risente. Che non sia una delle sue prestazioni più brillanti mi sembra evidente. Sta facendo troppa fatica là davanti e non è mai pericoloso. Infatti i suoi compagni ne stanno risentendo. Sono in svantaggio. Inizia dunque la ripresa, punteggio che non è cambiato, Fiorentina avanti. L'appoggio su Ken. Si aggiusta il pallone, pronto per il calcio d'angolo. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. La calcia in profondità. Sbaglia il rinvio qui. L'appoggio su Ken. Vediamo cosa inventa. E c'è il gol, allungano ancora, adesso sono a più 3. È scattato tempo sul suggerimento profondo del compagno e anche il replay dimostra che era in gioco. Ha raccolto il suggerimento del compagno e l'ha messa dentro da distanza ravvicinata. Ora
conducono per 3-0. 99 Christian Kouame. A metri per avanzare. Si salvano, qui gli è andata bene. Tentativo di chiusura sul portatore di palla. Ripartono in campo aperto. Anderson. Cerca il taglio. Può trovare il gol. E il pallone finisce in rete. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'azione del gol. Non ha sprecato da pochi passi. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Mandragora. Addi. Possesso palla ipnotico a caccia del varco giusto. Proseguono nella loro avanzata, vedremo cosa potranno inventare. Intervento fondamentale. La squadra di casa ha tenuto di più la palla, come sottolineato anche dal dato sul possesso. Però la loro manovra stenta a decollare. Gli avversari gli hanno preso le misure, gli bloccano le fonti di gioco. Vediamo se il tecnico deciderà di adottare una strategia diversa, magari cambiando anche posizione a qualche giocatore, perché altrimenti è difficile che possano raddrizzarla. Può scambiare con il compagno. Buon tackle, recupera palla. Adli. Ottimo fin qui il possesso palla, strumento anche difensivo, visto che manca poco alla fine e sono in vantaggio. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Può cercare il tiro da lì, sentito il pubblico. Grande scelta di tempo qui, recupera il pallone. Occhio al tentativo in campo aperto. Arriva il fischio finale che sancisce la sconfitta dei padroni di casa. Ci hanno provato, oggi però hanno sbattuto contro una squadra, ragazzi, in grande spolvero, Risultato che non racconta fino in fondo la differenza che si è vista in campo. C'è ancora molto da lavorare per raggiungere certi livelli. Buona la sua prova, decisamente sopra la media, può fare ancora di più, ovviamente, ma insomma già un buon punto di partenza. Un bel successo in saccoccia e per non farsi mancare nulla ha condito la sua prestazione con un gol. Complimenti!